Nel terzo giorno dell'avventura in Moldavia, i miei compagni, a differenza delle persone normali, decidono di andare a visitare un ex bunker sovietico militare abbandonato. Ma prima, se non avete visto la prima parte di questa serie, e soprattutto la tana da 6 euro a notte in cui abbiamo dormito, la trovate qui. Prima di andare al bunker siamo passati a prendere Ion, il quale abita appena fuori da Chisinau. Abbiamo così visto la Moldavia sotto un altro punto di vista. Uscendo dal centro città spariscono tutti i palazzoni, facendo spazio a molta natura e a delle sorta di casette singole. Abbiamo dato un piccolo salutino alla cagnolina Cernushka. Cernushka! E alle galline di Ion. Galline moldave. Sai come si chiama questo qua in dialetto veneto? Punaro. In moldavo gallina si dice gaina, come in dialetto veneto. A gaina. E dopo una colazione di 35 centesimi con questa brioche confezionata, abbiamo preso le macchine per raggiungere il bunker militare sovietico. Incredibile la differenza di manto stradale tra le statali e le strade secondarie, molto molto simili al Tagada. A metà viaggio ci siamo fermati per cambiare l'acqua al pesce e Ion ci ha insegnato un ballo tipico moldavo, il quale ci è uscito davvero molto male. Siamo venuti qui oggi a provare la nuova macchina di Giuliano, che è una Dacia Sandero Stepway da 1872 cavalli, 314.000 euro. Stepney, una Dacia Stepney. Dopo circa un'oretta siamo arrivati alla destinazione, dove è iniziata questa strada in mezzo a questo bosco secco con dei cartelli molto poco rassicuranti. In teoria il divieto che abbiamo appena visto è per il bosco, perché molto probabilmente ci sono ancora delle mine. Abbiamo percorso questa strada per circa un chilometro e poi ci siamo ritrovati davanti a non uno ma due bunker militari sovietici abbandonati. Questa che vedete è l'entrata e la cosa poco divertente è che il posto era controllato da due persone poco amichevoli, proprio quelle che abitavano laggiù in quella roulotte, le quali naturalmente non ci volevano vedere lì e che solo grazie a Ion, l'unico che parlava in moldavo, ci hanno lasciato dare un'occhiata da fuori. Dal livello della terra vanno sotto per 13 piani. Non so quanto sia alto. Senti che roba, non si vede la fine, eh? Non so se si era capito, ma non è affatto un posto turistico e quindi privo di qualsiasi protezione. Se per sbaglio cadi dentro questo buco, fai un viaggio di pressappoco 40 metri verso il centro della terra. Diciamo che conoscere Jules Verne non era la nostra priorità. Comunque, posto davvero surreale, da farfalline nello stomaco e la voglia di andare ad esplorare, a scendere piano per piano per capire cosa c'è all'interno era davvero molta. Abbiamo scelto però di vivere un altro po' e proseguire per la nostra strada. Appena detto l'ipotesi che ci possano essere delle mine nel bosco, cosa facciamo noi? Prendiamo un sentiero in mezzo a un bosco. Che raggio hanno le mine? 50 metri di raggio. Più di 50 metri, questo qua quant'è? Siamo già morti. Ok, allora andate un po' più avanti. Oh. Nel bosco non c'era nulla di particolare, quindi abbiamo ripreso le macchine e abbiamo proseguito su un sentiero parallelo, davvero molto molto sereno e poco ansiogeno. Scheletri di edifici abbandonati, più che abbandonati, non terminati. Siamo arrivati fino al punto che il sentiero non era più visibile praticamente. Lasciamo qua le macchine e proseguiamo a piedi, perché è troppo stretto. Quello in lontananza era il secondo obiettivo. Dovrebbe essere una caserma militare sovietica abbandonata. Vai. Hai paura? Sì. Sicuramente non mi sembra una bella idea, ma... All'interno in realtà non c'era un granché, era completamente vuoto. L'unica cosa che c'era oltre alla mia paura erano le macerie per terra. Miro, io torno all'esterno in mezzo alla natura. Qui ero appena ritornato nella mia comfort zone, fino a che qualcuno, non mi ricordo chi, si inventa che vuole andare ad esplorare il tetto. Andiamo ad esplorare il tetto. Eravamo quasi riusciti a sopravvivere, ma no. Adesso saliremo fino sopra il palazzo. Stavamo andando a pranzo, perché mangiare? Che bella idea, eh? In mezzo a macerie di qualunque tipo, si salgono scale imperterriti, tutto uguale. Cioè, 19 piani tutti uguali, con il nulla. Qui siamo in un sottotetto decisamente basso. L'atleticità di Nicolò Balini. Sembra proprio un bradipo che sta salendo un bel tetto in Eternit. Qua sarebbe bene farci cadere la videocamera. Bel paesaggio però, eh. Barba. Altri visitatori autoctoni. E niente, un tetto di un palazzo abbandonato. Basta, non c'era nient'altro. Tornando indietro da quel posto ci siamo fermati in alcuni punti di interesse. Sinceramente io non sono fan delle chiese e tutto quello che ci va dietro. Diciamo che preferisco gustarmi le multiple lada che si vedono per strada, ma devo ammettere che è anche bello vedere la differenza tra le nostre chiese e le loro. Davanti a quest'ultima c'era un market e così abbiamo fatto la spesa e abbiamo pranzato sopra alla macchina di Ion. Questo è un paninetto con salame tipico moldavo, formaggio tipico moldavo e maionna tipica moldava. Proseguendo la strada abbiamo trovato un'altra chiesa con annesso un monastero e purtroppo anche delle frecce con altri punti di interesse non raggiungibili in macchina. Ma cos'è che dobbiamo fare un trekking adesso? Sembra l'altopiano di Asiago. L'altopiano di Asiago moldavo. Qui abbiamo la bruschetta di Fossa. Pozza.
Fozza, Fozza. Vada. Questo qual è il Brenta? Che bello camminare. Che bel percorso semplice da fare. Che bella scalata nell'Everest moldavo. Alla fine ci stava comunque. Diciamo che non mi sono pentito della camminata. Ripresa la macchina per tornare a Chisinau. Ma qui c'è stato un piccolo blackout. Per sbaglio sono andato in letargo e mi sono risvegliato con questo camion pieno di roccia davanti alla nostra macchina. Rassicurante, volevo aggiungere. Dato che la prenotazione da 6 euro a notte trovata da Reda si era purtroppo conclusa, non avevano più posto, ho preso in mano la situazione e ho attivato il mio potere del risparmio. E questo è quello che ho prenotato a solo 1,50 euro in più a notte a persona, all'ottavo piano di un tipico condominio moldavo da 20 piani. 30 euro a notte. Divano letto mio e di Nicolò Safari. Stanza privata di Duccio e Reda. Cucina con frigo funzionante. Vedi Reda, questo qui è un frigo funzionante. C'è il latte però. Nell'altro ci offrivano il latte. E questo è il bagno. Solo 6 euro in più a notte. Io mi faccio la doccia ma non mi cambio i vestiti. Alla sera per cena ci siamo diretti verso un altro ristorante tipico moldavo, ma un pelo più luxury. Molto gotico, molto vichingo. Cosa fanno? Noodles? Perché tu hai Barbero come maglietta? Perché io amo Barbero. Smettetela di seguire Sina e iniziate a seguire Barbero. Concordo. La cosa che mi ha emozionato davvero molto di questo posto è stata la carta dei vini. Praticamente tutte le bottiglie derivano dalla cantina più grande del mondo che si trova lì in Moldavia. E così abbiamo ordinato un Cabernet Sauvignon del 1987. Questo tappo ha 10 anni in più di me. Questa addirittura aveva anche il sigillo in cera. Incredibile il colore. Colore rubino. Cioè ha un colore, cioè un porpora ramato Bordeaux. Dei vini non ne so nulla. Diciamo che so un po' di basi. E l'esperienza tra virgolette che ho deriva solo dalle bevute che ho fatto. Buonissimo. Ha un gusto pazzesco. E anche io me lo so. Pazzesco. Io prenderei un'altra bottiglia. Ma dato che sono molto appassionato mi sono iscritto al primo livello del corso ICE per diventare sommelier. Come antipasto è arrivato un mix di formaggi generici. Il più particolare era questo formaggio arancione. Quello arancione era alla carota. Una porzione del mio piatto preferito, le sarmale. L'involtin de Versa. Buonissime. Sono incredibili, una tira l'altra e scendono che neanche te ne accorgi. Sono a temperatura inferno e sono già finiti. E poi è giunto il momento più atteso con questa portata di carni molto particolari. Stiamo parlando di agnello, coniglio, pollo, palle di toro, cervello di manzo, anatra e interiora di pollo. Robetta molto tranquilla. Il tutto accompagnato con polenta tagliata a filo. Questo è il classico tris, polenta, formaggio di capra e panna acida. E poi questa qui è una palla di toro. Non capisco di cosa possono sapere. Di palle non sono di sicuro comunque. Di foie gras. È un gusto davvero molto delicato. A me mangiare le palle non dispiace. È già finita la prima bottiglia di vino, ne è arrivata un'altra. Questa bottiglia qua è 1987. Sono state prodotte soltanto 2000 bottiglie. Questa qua è la penultima bottiglia della collezione che è rimasta. La cosa incredibile è che costano 30 euro a bottiglia. Ho fatto una ricerca delle stesse bottiglie in Italia e qui vengono vendute a 250 euro l'una. Adesso passiamo al cervello di mucca. La prossima pietanza invece è cervello di mucca. Cervello di mucca e uovo. A parte la consistenza cervellacea, devo dire che è buono. Voglio provare a assaggiare solo il cervello perché copre molto l'uovo, eh. Solo cervello di mucca. Mangiato così, diciamo che... Tra l'altro, facendo una ricerca, ho scoperto che in Italia mangiare il cervello è proibito. È buona la consistenza che mi irrita. Interiore di gallina. Ah, buono. Sembra di mangiare coniglio. Dopo aver mangiato cervello, interiore di gallina, le altre sono quasi noiose. È possibile avere acqua with spa, with bolle? Un vino edenico che viene dall'Eden. A differenza degli altri giorni posso dirvi che questa volta il vino era veramente incredibile. Sicuramente nella top 10 dei migliori che ho bevuto. A inizio serata ho spaccato un bicchiere e l'hanno messo in conto. 2,50 euro di bicchiere. Abbiamo speso 4.566 lehi. Che equivalgono a circa 45 euro a persona. Contando le due bottiglie di vino e il posto che era un pelo pettinato, neanche troppo male. E per quanto riguarda tutti quanti i commenti dello scorso video sul potenziale errore nella conversione da lehi in euro, volevo segnalarvi che il lehi rumeno è diverso dal lei moldavo. 20 lei moldavi equivalgono a circa un euro. Il giorno dopo, sempre per rimanere con i piedi a terra, siamo andati in Transnistria, tra molte virgolette una specie di San Marino italiana, solo che non è riconosciuta ed è in mano ai russi. Vi dico solo che per entrare bisogna passare una frontiera con dei militari armati, bisogna avere il passaporto e puoi rimanerci solo per 10 ore, non puoi stare di più. Per questa avventura in Transnistria farò uno spin-off separato nel secondo canale, denominato Dennis Tarantello. Se non volete perdervela andate ad iscrivervi e io vi invito a dare un'occhiata alla descrizione, dove troverete il mio show, nel quale a breve ci saranno delle novità. Sempre in descrizione trovate tutta quanta l'attrezzatura che utilizzo per fare il mio mestiere, la carta d'identità, gli altri miei social network e anche il link per il secondo canale. Con questa noiosissima frase penso di aver concluso il video. Come al solito ci vediamo domenica prossima con un nuovo video, forse con una moto. Ciao!